Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo è un video log. Ed è molto che non faccio video vlog, però in questo periodo sono stata proprio incasinata. Però perché in questo periodo ci sono cose positive per me. Però non vi posso dire niente, perché prima mi devo sistemare un po'. E poi vi faccio sapere cosa sta succedendo nella mia vita. Cose belle, cose belle. Devo prendere di nuovo la forma tipo di videolog come una volta, perché tipo adesso, cioè, dico io accendo la fotocamera e che dico? Quindi devo riprendere di nuovo le mano. Se mia madre ha fatto il condimento della pasta, vi faccio vedere che cosa stiamo mangiando oggi. Comunque oggi è domenica 24, quindi non so quando vedete questo video, questo domani lo carico, boh. Attraverso che cosa vi faccio vedere, perché se oggi non mi sembra tipo un video molto corposo, ok, non mi sembra un video interessante. Non è interessante perché nei video vlog sono sempre le stesse cose. È quello che noi facciamo giornalmente. Ma se non vedo che il video secondo me sia completo, penso di registrare qualcosa domani, non lo so, vedremo. Quindi a dopo. Pomodorino, salsiccia e funghi. In questo periodo sono fissata male per le cose di casa. Allora, non fate caso a questi cartoni, poi non si vede comunque, ma praticamente sono i cartoni della Lifestyle, vabbè, si capisce, però dentro io ho messo le cose di casa, di igiene, cioè non igiene, vabbè, che ce la posso fare, comunque dei prodotti, dei profumi che io ho acquistato e me li sono conservata. Questo qui me l'ha comprato mia mamma, lo volevo tantissimo da un po' di tempo, siccome era in offerta, forse ve l'avevo detto, no, ancora ve lo devo far vedere, ma non lo apro naturalmente, comunque vabbè, un'anticipazione, ok? Della Vileda, una marca buona, ottima, ed è in offerta 24 e me la sono fatta comprare da mia mamma, quindi è stato un pensierino da mia madre, che poi mia madre, quando io l'ho visto, io ho detto a mia madre, oh, mamma, lo voglio, e mia madre mi fa, dice, no, vabbè, tu poi ti compro lo straccio, e alla fine, invece, a sorpresa, quando, perché l'ha comprato da Fertico, quando è venuta, mi fa, dice, scendi, dammi una mano, quindi quando sono scesa dalle scale, per aiutarla, ho visto questo, tipo io, grazie mamma, ok, non so di caso, ma quando mi blocco male con una cosa, la devo avere. Poi ho acquistato anche questa piastra, siccome non ne ho, cose giuste, praticamente ho tre piastre che ancora funzionano, però io volevo acquistare una piastra del genere, perché tutte le piastre che ho io sono professionali, ma hanno una marca non specifica, cioè, non lo so, vabbè. Questa non è professionale, ma è buona. Professionale nel senso più fina, più, vabbè, particolare. Invece queste, forse dovrebbe essere anche professionale comunque, però comunque è fino a 230 gradi, però io la metto tipo 180-200 perché non voglio che si brucino. Poi mi sembra che questo ve l'ho fatto, sì, ve l'ho fatto vedere, è l'impastatore, il battitore elettrico che mi ha comprato il mio ragazzo, quindi per adesso sono bloccata male, però vabbè, ok. Vabbè, qui c'è il macello, una volta era vasca, adesso non lo è più, dettagli, ok. Quindi niente, sì, ok, inizia il
c'è un altro pezzettone di video con quindi niente. Comunque, aspetto il mio ragazzo, quindi non so, perché quando viene il mio ragazzo poi naturalmente non mi posso iniziare a fare video perché lui si blocca male, a prescindere che non si vuole far, no, che non si vuole far vedere, ma io non lo voglio far vedere perché, vabbè, dimmi che mi sembra male girare il video con lui, però vabbè. Comunque, a dopo. A dopo. Siamo in 368 iscritti con 71 e 136 visualizzazioni. Niente, ragazze, sono strafelice. Ringrazio ai nuovi iscritti, naturalmente, perché veramente, veramente, veramente stiamo diventando in tante, però vi voglio più attivi. Ragazzi, fatevi sentire perché veramente io controllo tantissimo le mail. Sto tanto su Instagram perché veramente mi piace tantissimo fare fotografie e anche guardare fotografie perché seguo tante persone. Vi sto facendo vedere gli ultimi video. Questo è il mio Instagram. E io volevo fare anche il video, l'avevo detto, ma non l'ho fatto più. Volevo fare il video, quello delle domande. Voi mi facevate le domande e io rispondevo. Ma ogni volta che voi facevate. Ogni volta che c'erano domande io rispondevo subito, quindi alla fine non sono riuscita a fare un po' di domande, che poi io non volevo fare tante domande, ma tipo ne prendevo una decina e facevo il video. E quindi fatemi domande, io cerco di non dimenticare che devo fare il video, così non vi rispondo e li appunto nella mia agenda del canale e faccio tutto perché se no non lo farò mai, che sono una dimenticatrice in persona. Comunque, sono le 5 e questo è il mio spuntino pomeridiano, naturalmente. mi sono prendendo un cono al di là. Eppure prima al gelato non ci tenevo. Adesso sì. Neanche tanto. Poi adesso tipo anche il gelato normale, quello che vendono in gelateria, ci sono dei gusti buoni, tipo Algida, che ho detto Algida, cioè questo. Poi c'è il noccioloso, c'è il pistacchioso. Io prendo il noccioloso e il cornetto Algida. Sono buoni. Di questo, ogni volta si aprono i tappi, bene, e neanche c'è in giro. Buh. Praticamente, ah, ecco qui, avevo le lane dell'Avon, quello ex, no, non lo so, vabbè, lo vedete nei prodotti finiti, praticamente era in questa pochette, che io di solito questa pochette la metto nella borsa, no? Tipo il sabato quando vado da mia suocera, così. E ho trovato sempre queste liner, che è quella in penna, aperto, mi si è asciugato praticamente, non lo posso più usare, finito, infatti l'ho messo nei prodotti finiti per parlare come mi sono trovata e tutto. Io
Volevo far vedere anche questa. Questa, che praticamente è un bronzer illuminante. Niente, ragazzi, non potete capire, è bellissimo. Se lo riesco, magari. Perfetto. È tipo, come si dice? Maria, non mi ricordo come si dice. Va bene, avevo messo. Non ci fate caso. Non si sentiva bene perché avevo messo il dito nel microfono. Ok. Comunque, è cotto. Ecco, è un bronzer illuminante cotto. Ha delle sfumature con il dorato e il rosa. Bellissimo. Comunque, rassetto. Metto un po' di questo. Vi faccio vedere dopo. Allora, siamo col motore, quindi mi sono messa un po' di matita come rossetto, perché il rossetto o il lucido i capelli si tuffano. La piastra anche me la sono passata, quindi i capelli, quelli che sono, rimangono, perché ora col motore fanno pena, fanno schifo, si annodano tutti. Comunque, ci vediamo dopo, che sicuramente sarà visera. Quindi un bacione. Ciao ragazze, a dopo. Io dico, c'è la cazzo tipo che devo finire il video. Comunque, ok, ce la posso fare. 11. Niente, sono cioè vestita dentro, quindi ho detto vabbè, prima che mi metto il pigiama concludo il videovlog. Allora, alla fine che sono scesa col mio ragazzo, sono andata da Leroy Merlin. Niente, c'erano cose carine, abbastanza carine. Però non siamo andati là per acquistare, quindi io non ho comprato niente, ma sono andata lì per passare del tempo, perché ogni volta la domenica non sappiamo che cosa fare. Spesso e volentieri scendiamo da casa mia e andiamo a casa sua, niente di che, o andiamo da qualche cioè una coppia d'amici, così. Quindi questa volta ho detto no, vabbè, dai, cambiamo. Voglio andare lì. Pure per darmi un'occhiata così, per cambiare aria. E non sempre ai centri commerciali. Mi sono struccata, ho messo anche la crema. E l'olio di ricino nelle ciglia. Allora, vabbè, non posso dire niente. Ma 3 giorni, 3 giorni, penso di 3 giorni, non me lo sono scritto, che metto l'olio di ricino sia nelle ciglia che nelle sopracciglia, però oggi, che è stato il primo giorno che mi sono truccata, ho notato che togliendo il make-up, le ciglia, ho perso ben, allora, tre peletti, forse uno in 1-4, non mi ricordo quale, però vabbè, 3-4 peletti, quindi sono rimasta male. Di solito ne perdo uno così, una volta ogni tanto, e io già tipo drammatica, ho perso un peletto, ma adesso ne ho perso ben tre, in un occhio e quattro nell'altro, però dico io, boh, non lo so il perché. Forse sbaglio su qualcosa, non lo so. Io ogni giorno, cioè, lo metto prima di andare a letto e quando mi sveglio. Quindi, boh, non lo so.
Non lo so. Finalmente mi metto a letto, quindi adesso, cioè prima di mettermi a letto sotto le coperte, mi metto il pigiama. Adesso tipo mi vedo sicuramente, hai ragione. Ah bene, come sempre metto il dito nel microfono. Che novità. Perché me ne sono accorta quando facevo i vlog che mettevo spesso e volentieri il dito nel microfono e non sentiva nulla. Comunque, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate dei vlog. E volevo sapere anche, cioè, se chissà, fatemi delle domande, qualunque domande. Se lavoro, che lavoro faccio, quando mi sposo, che cavolo ne so, fate voi. Cioè, voi avete più idee. Io, assurdo per adesso. Per adesso ho tanti pensieri in testa, ma non vi posso dire niente. Quindi, quando avrò qualcosa di più positivo, di qualcosa che si conferma, vi faccio sapere il tutto. Quindi, niente, ragazze. Vi mando un enorme bacione, struccata, sembro tipo quella di Demon, mamma mia. Ok, cioè, c'è stato un periodo che io non volevo farmi più le mesh, quindi se voi vedete la ricrescita non è perché, non so perché, ma perché per adesso mi secca, però penso di farmeli. Perché io mi vedo bionda, c'è poco da fare. Mi vedo chiara, non mi vedo più scura. Quindi niente, ragazze, un bacione e al prossimo video. Buonanotte per me, buongiorno, buon pomeriggio per voi, non lo so. Quindi ciao ragazze, al prossimo video. Commentate e cliccate mi piace. Ciao!